Proviamo a entrare nel loro territorio e vediamo un po' come reagisco. La femmina che mi fa paura. Entra tranquillo, qui ti chiudo adesso. O se fosse che ti dico fammi uscire, fammi uscire. Ciao, siamo qua con Gabriele di Tropical Dog a Poerino in provincia di Torino, che ha questi due bellissimi visoni bianchi. Il nome scientifico è New Vision americano. Ok. È un animale che arriva dall'America, è stato importato qua in Italia per la loro belliccia. Ce ne sono di varie colorazioni, ad esempio qua abbiamo una colorazione albina con l'occhio rosso, poi la possiamo trovare grigio, marrone o nero, hanno molte varie colorazioni. Come animale, un animale molto aggressivo che in natura è un predatore a tutti gli effetti. Quindi lo consiglieresti a tutti o secondo te? No, io questo animale qua lo consiglio soltanto a persone che hanno già avuto un'esperienza con furetti, con mustelidi in generale, perché comunque è un animale che va gestito da persone che hanno avuto già esperienza. È un animale molto molto particolare, ha bisogno di nuotare per abbassare la temperatura corporea. In natura queste bestie qua lottano con il topo muschiato, la nutria, queste cose qua. In America vanno anche a caccia con il visone, di nutrie, conigli, insomma, perché sono dei cacciatori con un fiuto eccezionale proprio. E, essendo cacciatori, loro pattugliano tutto il corso d'acqua, mangiano dal pesce, dal piccolo roditore, al piccolo mammifero. Quindi sono prettamente carnivori. Adesso io come alimentazione per questi due qua, io non li do le crocchette, la furetta, queste cose qua, io gli do le ali di pollo, il petto di pollo, la coscia di pollo, fegato, queste cose qua, soltanto carne. Ok, quanto vivono in media i... Allora, in natura un animale del genere che arriva a pesare fino a 7 kg ti vive dai 5 ai 7 anni come vita media. Invece in cattività riusciamo ad arrivare a 10 anni tranquillamente. Essendo mustelide sono animali che rischiano più la formazione di tumori, queste cose qua. Ok, ok. E come peso, come grandezza? Allora, come grandezza questi qua sono piccolini perché hanno un annetto, però come dimensione arrivano anche a pesare uns 5 kg buoni, con la potenza superiore a quella di un gatto ed anche di due volte. Ok, ok. E da non farsi fregare con i furetti, perché i visoni comunque in confronto ai furetti non sono animali domestici, quindi hanno un carattere completamente diverso, anche se si assomigliano molto. Adesso se ci vuoi far vedere inserendo la mano come ti approcci. Allora facciamo così, proviamo ad approcciarci, vado io. Allora, ci siamo messi sti guanti per metterci in sicurezza. Ora Gabriele, tu mi permetti di... Vai pure, divertiti con okay. Berial e Fievel. Allora, Berial qual è di due? È il maschietto là. Là, Berial. Ecco, se tu... Come primo approccio a Nusa, se tu gli apri la mano, lui ti salta addosso, ti viene proprio in braccio. Annusa. Vediamo un po' come reagisce.
sembra che piano piano prenda sempre giustamente. Questi sono guanti che uso anche per altre attività, quindi sente l'odore. Proviamo a entrare nel loro territorio, vediamo un po' come reagisce. La femmina che mi fa paura. Entra tranquillo. O se fosse che ti dico fammi uscire, fammi uscire. Ora piano piano sicuramente aumenteranno la loro velocità perché vorranno esplorare e tutto. Sono un po' paurosi, eh? Sono animali. Vediamo come reagisce. E che hanno mangiato stamattina, eh? Ha sentito l'odore, ha dormito fino adesso, la femmina è uscita subito. Lui è più pauroso. Cerca di capire, invece la femmina direi che hanno dei bei dentini. Guardate i denti che hanno. Dai Berial, grandissimo Berial! Bravo! Ecco, quando vanno sotto la paglia così si vanno ad asciugare. Ah sì? Sì, vanno ad asciugare la pelliccia. E la loro pelliccia tipo produce una specie di sebo che li rende impermeabili. Sì, le rende impermeabili, infatti come noi vediamo è già asciutto. La pelle non è dura come il furetto, ma è molto morbida e un altro tipo di animale. Sì, ci assomiglia molto perché è un mustelide, ma non c'entra proprio niente col tipo. Esatto. Poi ricordiamoci che questi animali qua devono essere sempre accompagnati da... Bravo, dal certificato. Da un libretto come quello di cani, con scritto visione americano. Maschio, vedete, con i suoi vaccini di ogni anno. Sì. E sono obbligatori questi per lui? Allora, non sono obbligatori per legge, ma noi li vogliamo bene e li abbiamo fatti da un veterinario che si chiama Claudio Aimone e che è un veterinario di animali esotici che arriva quindi da ricordatevi Roma. Che un buon allevatore come Gabriele il Capitan Dove, se ci tiene agli animali, vi dà anche il certificato e tutto quello. Di buona salute degli animali. Ora usciamo, li lasciamo un po' in pace visto che li vedo molto. Ah, allora ti ringrazio per è stato un piacere anche per me l'opportunità di conoscere questi fantastici animali e ci vediamo al prossimo vlog e andate assolutamente a visitare Tropical Dog. Per qualsiasi cosa noi siamo qua, anche per qualsiasi informazione, tutto.